La cosa più difficile della religione cristiana è senza dubbio l'Eucarestia. L'Eucarestia spesso viene chiamata mistero. Eh sì, l'Eucarestia è proprio un mistero che nessuno capisce. È troppo difficile comprendere l'Eucarestia, anche se nei Vangeli continuamente, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, si parla dell'Eucarestia. In fondo, il Vangelo che abbiamo letto oggi, questo della moltiplicazione dei pani, che cos'è se non l'annunzio dell'Eucarestia? In che giorno è accaduto quello che abbiamo letto? Era vicina la Pasqua. L'Eucaristia è nata della Pasqua, è l'ultima cena che Gesù ha fatto sulla terra insieme con i suoi apostoli alla vigilia della sua morte, il giorno dopo era la Pasqua. L'ultima cena l'ha fatta il giovedì, il venerdì è morto, il sabato era la Pasqua. E perché di tanto tempi? E sarà scelta proprio la Pasqua. E perché questa somiglia alla Pasqua, in tutto e per tutto. La Pasqua che cos'è? È mangiare il pane della vita. L'abbiamo letto giorni fa, nei giorni feriali, quando gli ebrei furono liberati dalla schiavitù d'Egitto. Prima di partire hanno fatto una cena particolare che comprendeva pane azimo, agnello, erbe verdi e vino. Nel momento in cui essi consumavano questo pasto, passava l'angelo sterminatore che faceva morire tutti i primogeniti delle famiglie egiziane, ma anche degli animali, una strage, di modo che il faraone, il mattino dopo, diede subito il permesso a Israele di uscire dall'Egitto e andare nel deserto a fare quello che aveva detto. Dio l'aveva avvertito, le 10 piaghe d'Egitto, ma quello era cocciuto. Non voleva sentire, credeva di essere più forte di Dio. Agli ebrei aveva detto: immolate un agnello per famiglia e dipingete con il sangue l'architrave della porta della casa vostra e gli stipiti. Quando passerà l'angelo, dove si trova questo segno del sangue, non farà morire nessuno, perché sa che il popolo gli appartiene. A che serve il pane? A mantenere la vita. Se non mangi, muori. Ma noi siamo nati per morire. Ci mangiamo il pane e moriamo. Però se non mangiamo il pane, moriamo prima. Allora, molti pensano che questo Vangelo qua si riferisca alla carità che dobbiamo fare verso il prossimo, ai poveracci che non hanno da mangiare, a spezzare il nostro panno per loro. Certo c'è anche questo, ma non è questo, è ben altro. Allora, brevemente cerco di dire quello che voglio, ma se è difficile dirlo brevemente. La cosa più brutta che ci sta nel mondo, senza dubbio, è la morte. La morte. Non c'è niente di peggiore. Ma benedetto è Dio, perché ci hai creati? Per farci morire. Ma che gusto è quello tuo? Ma Dio ti risponde: io non sono creato perché tu muoia, ma perché viva.
se muori la colpa non la puoi dare a me, la devi dare all'uomo che io ho creato, Adamo, e alla sua consorte, Eva, i quali hanno preteso di essere loro e Dio, di essere loro i padroni della terra, di essere loro che stabiliscono quello che si deve fare, e non Dio. Dio faccia affari suoi in cielo, che noi facciamo affari nostri sulla terra, come del resto fanno anche adesso, no? Ma non è così. La maggior parte degli uomini non si credono di essere Dio in terra, soltanto perché hanno un posto importante, perché sono ricchi, potenti. Questo è il male. Da questo male vengono fuori la morte. Quindi la morte non è colpa di Dio, è colpa dell'uomo. Dio casomai ci ha messo il riparo. Qual è il riparo che ci ha messo? È un riparo più grande di quello che ci aveva dato, dell'onore che ci aveva dato prima del riparo. Il riparo è l'Eucaristia. Io ho letto poco fa, cercate un'occhiata, a un articolo che è uscito su, io manco me lo rosso cosa, L'Avvenire, ci stanno le pagine delle diocesi. Oggi in quella dei Tivoli ci sta Iniziazione Cristiana e Mistagogia. E poi cerca di spiegare l'Eucaristia. Io ho cercato di leggere, capire che dice. Dice che non ha capito. A che serve l'Eucaristia? Non ha capito. Non ha capito perché Gesù ha istituito l'Eucaristia. Non ha capito perché il Dio Padre ha mandato il Figlio sulla terra. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Ma che deve fare? Deve fare il contrario di quello che ha fatto Adamo. Adamo che ha fatto? L'uomo aveva la vita, col suo peccato l'uomo deve morire. Tutti gli uomini dovranno morire fino alla fine del mondo, sempre. Devono diventare tutti polvere, devono, dobbiamo, perché anche io ci divento. Anche tu ci diventi, ma allora che stiamo a fare qua? Dice, però se risorge. In realtà non è così, non è tanto che si risorge, ci sono alcuni che risorgono, ma non sono i migliori, sono quelli che non conoscono l'Eucaristia, quelli che non sono cristiani, perché noi abbiamo l'Eucaristia. Nell'Eucaristia Cristo com'è chiamato? Il nuovo Adamo, il primo Adamo ci ha dato la morte. Il nuovo Adamo ci dà la vita, ci restituisce non la vita che ha perso Adamo, ma molto, molto di più, ci dà la sua vita. In fondo, come al solito, a sbagliare ci si guadagna, o almeno alcuni ci guadagnano. Ma perché è così importante l'Eucaristia? È difficile farlo capire. Perché, anche se ve l'ho detto, perché ha scelto questa forma, l'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia? Che poi la parola Eucaristia non corrisponde al concetto di quello che facciamo, perché Eucaristia significa ringraziamento, è anche questo, ma non è questo. E dice, ma là che è mangiare, è il mangiare, è anche ringraziamento. Perché? Perché prima di mangiarselo il corpo del Cristo lo devo offrire al Padre. Allora ecco che è un ringraziamento. Ringrazio il Padre perché ti ha mandato tuo Figlio,
quanto ci ami, Signore, che ci hai mandato sulla terra tuo figlio a riparare l'errore che Adamo ha compiuto e a ridarci ancora di più di quello che ha perduto lui. Lui ha perduto la vita sulla terra. Tutti gli uomini devono morire. Adesso tutti gli uomini devono morire, no? Quindi ha perduto la vita. Se non commetteva il peccato, la vita non la perdeva. Ma che potevano fare questi uomini? Entrare in paradiso. Invece adesso i cristiani, la Chiesa non la conosce nessuno, la grande sconosciuta. La Chiesa chi è? La Chiesa sono coloro che Cristo ha mandato a finire l'opera della redenzione, dopo che, prima di salire in cielo, ha detto: come il Padre ha mandato me, io mando voi. A fare che? Quello che il Padre mi ha mandato a fare. La mia missione non la faccio io da solo, io e voi. Ma se voi manco la conoscete questa missione, ma che ne la fa Chiesa? Ecco perché Chiesa non ci va a nessuno, non capisce niente a nessuno. E questa spiegazione che sta qua, a chi lo dice che si fa una scuola per insegnare questo, ma se insegnano questo, siamo pure a capo, non hanno capito quale. Allora, perché esiste l'Eucaristia? Per ridarci la vita che abbiamo perduto. A noi cristiani, a noi Chiesa, e questo è il coso. A noi Chiesa ci è ridata la vita. Ma quale vita? Di più, infinitamente di più, se capiamo quello che dobbiamo fare. Se non lo capiamo, infinitamente di meno. E che cosa dobbiamo fare? Quello che ha fatto Cristo. E Cristo che ha fatto? Cristo ha offerto se stesso come vittima di espiazione per i nostri peccati. Ha preso su di sé la morte, ma non è morto. È come se si fosse addormentato, ma non morto. È inanimato, senza spirito e senza anima, ma volutamente ha detto al Padre: Padre, reggimi lo spirito e l'anima, che devo fare quello che mi hai chiesto. E non ha respirato più. Chi ne ha l'ottavo spirò. E l'hanno sepolto, credendo che fosse morto. Ma se era morto, come faceva a vincere la vita? Mi fanno dire della messa a un certo punto, io non lo dico, ma insomma si dovrebbe dire anche, morendo hai vinto la morte. Ma tu sei visto uno che muore vince, uno che muore ha perso, no? È morto, ha perso, dice mi ha risuscitato, ma che mi importa che ha risuscitato? Lui, la battaglia l'ha persa, non è morto. Quando è stato dentro, avvolto nella sindone, era inanimato, non morto. E la morte l'ha fatto. La morte non è riuscita a mangiarselo. Non ce l'ha fatta. Gli sono rotti tutti i denti, ma il corpo di Gesù non se l'è potuto mangiare. Peggio di me, è rimasta sdentata, perché il corpo di Cristo è l'unico corpo che non è diventato polvere in tutto l'emisfero, in tutta la storia dell'umanità. Tutti polvere, il corpo di Cristo no. Se uno non capisce questo, non ha capito niente. Se si crede che è morto, ha perso. E se ha perso è finito. Che mi dà? Che devo morire e risorgere. Vabbè, ma questo che risolve? E perché ha fatto questo?
Quando l'ha fatto? Il giorno prima di istituire l'Eucaristia, giovedì a sera, venerdì poi alle 3 è morto. Giovedì sera dice agli apostoli, prendere il pane all'inizio, il pane azimo, e dice prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, che io domani vado a offrire per voi, questo pane qui, pane azimo, non lievitato. Era quello il pane che dovevano mangiare nella cena della Pasqua. E perché però lo dovete mangiare? Perché sarete salvati. Sarete salvati dalla persecuzione degli egiziani. E noi perché lo dobbiamo mangiare? Perché saremo salvati dalla morte. Concludo brevemente. Faccio l'esempio con me. Io devo morire, logico. Prima è, meglio è. Così, sperimento. Che è vero o non è vero quello che dico? Allora, muoio, mi mettono dentro la cassa e poi mi vado a seppellire al cimitero. Sono fritto e cucinato, il corpo non ce l'ho più. Non è vero! C'ho un altro corpo! C'ho il corpo di Cristo! Nel momento in cui perdo questo corpo qua, che è il corpo del peccato, io, che celebro l'Eucaristia da 64 anni, perciò immagina quante Eucaristie ho mangiato, quante volte ho mangiato la croce, mi sono formato un altro corpo, di ricambio, questo è di Adamo, lo buttiamo via. Ma io non so il corpo, io sono lo spirito, mica il corpo che parla, è l'intelligenza, è lo spirito che parla. Allora, se prende quell'altro, il corpo è Cristo. E divento con Cristo una cosa sola. Lui è il capo e noi siamo le membra, la Chiesa sono le membra. E torniamo in Dio, non in cielo, in Dio i corpi col peccato non ci possono entrare. Quelli che invece, i cristiani che non vanno alla messa, all'Eucaristia, in Dio non seccano, perché hanno il corpo vecchio, quello nuovo non ce l'hanno. E allora dove vanno a finire? Se hanno amato il prossimo, si mettono davanti a Dio, contemplano Dio e contemplano pure noi, rimangono la bocca aperta e ci ringraziano perché noi li abbiamo salvati celebrando l'Eucaristia, noi in Dio e loro da fuori, in paradiso se hanno amato il prossimo, ma non in Dio. Allora avete capito che facciamo? I cristiani che non frequentano l'Eucaristia, che non capiscono, non fanno la comunione, buttano via la vita divina, la vita eterna, e si contentano di risorgere col proprio corpo, ma non in Dio, ma davanti a Dio, così. A vedere, saranno spettatori della nostra grandezza, della grandezza di Dio. Pensate quanto sono imbecilli di cristiani. Però la cosa è complicata. Perché chi te lo spiega? Non me l'hanno mai spiegato. Ma te lo spiega nessuno. Ma bisogna capire. Assolutamente. Allora, basta, perché fa troppo caldo. Io mi sono messo un vestito leggero qua, in piedi. Credo in un solo Dio.